Ora il prodotto braccio per forza, in questo caso è la forza peso dei pesetti, si chiama momento torcente, cioè momento della forza. L'unità di misura è newton per centimetri, per esempio, ma soprattutto il momento della forza, che diciamo ancora è il prodotto della forza per il braccio, è un vettore. È un vettore che in base a come la forza cerca di far ruotare il corpo rigido dell'asta, per esempio questi pesetti cercano di far ruotare, se fosse per loro, cercherebbero di far ruotare il corpo rigido in senso orario. E quindi il momento torcente, il momento della forza che fanno questi tre pesetti, è un vettore che entra in questa direzione verso così, perché appunto la rotazione oraria, come avviene per un cacciavite o per un tappo di bottiglia, la rotazione oraria è rappresentata da un vettore che entra. Invece questi altri pesetti vorrebbero far ruotare l'asta in senso antiorario e quindi la rotazione antioraria è rappresentata da un vettore che esce, quindi il momento torcente di questi due pesetti è un vettore che esce. Questo si può anche rappresentare con la regola della mano destra, perché si mettono le dita nel verso di rotazione che questi pesetti vorrebbero imprimere all'asta, quindi questo è il verso di rotazione, e il pollice indica il verso del momento torcente. La stessa regola la possiamo applicare di qua. Questi pesetti vorrebbero far ruotare l'asta in senso orario, mettiamo le dita in senso orario e il pollice della mano destra indica il momento torcente. Attenzione che dobbiamo usare la mano destra, perché se usiamo la mano sinistra sbagliamo, perché vengono i vettori a rovescio.